Ciao a tutti da streamhard.com. Quest'oggi cosa vi facciamo vedere? Vi facciamo vedere il nuovo volante della Thrustmaster TX. Volante prodotto su licenza Ferrari, infatti come possiamo vedere ha il volante identico a quello della 458 Italia. Si differenzia da quest'ultimo, oltre vabbè, per i tasti Xbox One, eccetera, anche per le dimensioni che sono in scala 7 decimi rispetto all'originale. Questo volante è dotato di un motore brushless che si differenzia soprattutto dai prodotti di altri competitors, ma è unico nel suo genere anche per quanto riguarda i prodotti della Thrustmaster. E cosa possiamo dire? Andiamo a provarlo direttamente con Assetto Corsa, che reputo sia uno dei migliori simulatori attualmente in commercio. Eccoci qui dunque a provare questo volante della Thrustmaster. Per prima cosa dobbiamo collegare il cavo USB al computer. E il volante farà una breve calibrazione. E si centrerà da solo. Abbiamo anche un software dedicato che potete scaricare dal sito della Thrustmaster. Vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Come potete vedere, che ci permette di cambiare alcune configurazioni del volante stesso, come l'angolo di rotazione. E fare alcuni test delle forze del volante stesso. Abbiamo circa 12 prove. E infine, come terza schermata, abbiamo quello della regolazione delle forze. Ritorniamo a una visuale normale. Ecco qui. E lanciamo Assetto Corsa. Non ho dovuto fare molti cambiamenti nelle impostazioni del gioco stesso, in quanto il volante si comporta già bene di per sé senza andare a modificare alcun aspetto in questo gioco. Quindi basta fare guida e ad esempio proviamo la GP2 nel circuito del Mugello. Per questo volante sono disponibili anche vari accessori, come due corone diverse dall'originale. Abbiamo una che è replica della 458 Challenge e una replica del volante della Formula 1. Inoltre abbiamo anche un set di pedali sostitutivi dotati di frizione, quindi per gli amanti della guida con il terzo pedale della frizione. Facciamo un paio di giri con questa vettura e facciamo vedere immediatamente il force feedback di questo volante, che è davvero forte e ci trasmette tutte le sensazioni di guida di una vettura da gara. Ci permette anche di controllare meglio la vettura rispetto a un volante più economico. Ad esempio, prendo come riferimento il Logitech GT, che costa sugli 150 euro, quindi sensibilmente più economico rispetto a questo Thrustmaster, ma non ci permette di essere precisi e di recuperare la macchina con la stessa efficacia di questo volante. Come vedete, soprattutto nelle curve veloci riusciamo a entrare davvero bene al filo della corda.
in quanto questo volante, in quanto non ha il motore brushless, non ha la zona morta centrale tipica di quasi tutti i volanti per la simulazione. Infatti, soprattutto con queste S del Mugello, riusciamo a mettere la macchina davvero dove vogliamo. Lascio il volante, vedete subito il force feedback che ci fa sbandare la macchina e ci manda a schiantare. Per farvi vedere la potenza di questo motore. Poi abbiamo questi paddle per cambiare marcia, davvero comodi in acciaio. Quindi i pregi di questo volante quali sono? Il force feedback è davvero eccezionale. Anche quando per esempio si sporcano le ruote della vettura, riusciamo a sentire delle piccole vibrazioni che ci trasmettono la sensazione delle ruote sporche, quindi con pochissimo grip. Abbiamo questi paddle in metallo davvero efficaci per la cambiata, molto comodi da utilizzare, e i pedali, abbiamo quello del freno che ha una molla che ci permette di avere una frenata più realistica rispetto a volanti a pedaliere che ne sono prive, anche se abbiamo un rovescio della medaglia per quanto riguarda questa molla, in quanto rende il pedale davvero duro e su superfici lisce, come ad esempio nel mio caso il parquet, tende a far scivolare in avanti la pedaliera, quindi è leggermente scomodo da usare su superfici lisce. Inoltre, sempre per quanto riguarda la pedaliera, che è diciamo il vero punto debole di questo volante, è la sua leggerezza. Infatti, se spingiamo troppo forte il pedale del freno, questa pedaliera tende ad alzarsi e quindi a non ci permette di fare una frenata molto efficace. Altro punto debole di questo volante, secondo me, è la corona, completamente in plastica, e nella parte superiore e nella parte inferiore. Mentre per quanto riguarda i lati sono in gomma, ma una gomma che non ci permette alla mano di respirare. Infatti già ecco, sono due giri e già iniziano a sudare le mani all'interno del palmo. E inoltre ho riscontrato un problema con questo gioco, non so se è un problema della periferica del gioco stesso. Non sono riuscito a configurare i tasti Xbox One e gli altri tasti presenti sul volante per quanto riguarda per esempio il clacson oppure l'accensione dei fari. Vengono riconosciuti dal gioco, ma non sono riuscito a assegnarli alle funzioni. Possiamo concludere con questo incidente davvero spettacolare, questa piccola, possiamo chiamarla anche video review. Comunque troverete tutte le informazioni più importanti e più specifiche nella recensione scritta, con ulteriori foto sul prodotto. E dallo staff di Estrimardo un saluto, alla prossima video review. Ciao!